Franci, cosa facciamo stasera? Ma non so, dire di incontrarci, una pizza. Sì, ma poi giochiamo anche un po'. Ah, a proposito, come è andato ieri sera a calcio? Ah sì, il primo allenamento dopo mesi per stare a Vallamizia. Guarda, abbastanza bene, mi ha pure messo a titolare contro i 2001. Occhio, ma non senti un po' un male alle gambe? È vero, dà un po' fastidio. Ma non lo so, mi sento un po' strano. Sì. Oh, cavolo! Che male alla testa, ah, è caduto qualcosa, un tubo. Cos'è stato? È stato un terremoto, ragazzi. Ma che cavolo è un terremoto? Un terremoto e ve lo spiegheremo nella slide dopo. I terremoti o sismi sono movimenti bruschi e improvvisi della superficie terrestre che dimostrano l'esistenza di enormi forze interne alla Terra. Per capire che cosa accade alla superficie terrestre durante un terremoto, prova a piegare un bastone di legno. Esso all'inizio si deforma e se continui a forzarlo, improvvisamente si rompe e percepisci chiaramente sotto forma di tremore il rilascio di energia. Allo stesso modo, le forze interne alla Terra rompono gli strati rocciosi e l'energia accumulata viene liberata con il terremoto. L'improvvisa rottura degli strati rocciosi profondi avviene in un punto detto ipocentro, dal quale si propagano in tutte le direzioni delle vibrazioni, dette onde sismiche. Il punto della superficie terrestre in cui arrivano prima le onde sismiche e dove si manifestano le scosse più forti è detto epicentro. Esso si trova nel punto in cui la perpendicolare condotta dall'ipocentro incontra la superficie terrestre. È proprio nella zona intorno all'epicentro che il terremoto provoca gli effetti più disastrosi. Fine!